Buongiorno e bentrovati in questo nuovo video. Sai Marzio, vorrei un cane di piccola taglia, ma non so che cosa scegliere. Ne ho visto uno che ha fatto una volta la pubblicità di una birra e mi è piaciuto tantissimo. Lanciamo la sigla e ti spiego di che cane sto parlando. Ciao, sono Marzio Sala, fondatore di Affinity Dog ed oggi parliamo del Jack Russell. Introduco il video dandoti la definizione che oggi si sente più spesso per il Jack Russell, il piccolo guerriero. Come non farti spaventare, ma effettivamente è un cane di piccolissima taglia, ma che ha un carattere da vendere. Il Jack Russell è un cane appartenente alla categoria dei Terrier, quindi gruppo 5, cane di piccola taglia, intorno ai 6-7 kg, massimo 8. Ed è un cane che è stato selezionato per la caccia in tana. La sua coda verticale non è un tratto casuale, ma è bensì un manico di scopa che serve al cacciatore per prendere il cane dalla coda e tirarlo fuori dalla tana. Come puoi capire, questo tratto estetico serve proprio a istituire il concetto di morfofunzionalità e a rendere il cane, da un punto di vista estetico e caratteriale, adatto ad un certo lavoro. Immaginati che cosa vuol dire essere preso dalla coda e tirato fuori da una tana. Vuol dire che devi veramente avere una grandissima corazza comportamento. Le doti caratteriali del Jack Russell sono una tempra alta e un temperamento altissimo, una grandissima curiosità, una buona sociabilità, una grandissima socievolezza, una docilità media, un'attenzione alta, un'altissima possessività, una buona territorialità. Come ben puoi capire, queste doti rappresentano veramente la personalità di un grandissimo guerriero. Anche le motivazioni che incorrono nel Jack Russell sono una buona motivazione collaborativa, una buona motivazione perlustrativa, una buona motivazione territoriale, una buona motivazione protettiva, una buona motivazione di ricerca e una buona motivazione sociale. Come ben puoi capire, sicuramente non è un cane adatto a tutti e non può essere inserito nei cani da compagnia, nonostante la sua taglia glielo consenta. Il Jack Russell ha bisogno di un proprietario veramente fermo ed irremovibile che sa indirizzare la tempra del proprio cane verso un'educazione che sia di rispetto reciproco. Non è un cane adatto a tutti, soprattutto alle persone pigre, non è un cane che si può lasciare in casa ed è un cane che è adatto a quasi tutte le attività sportive, ma risulta meglio impegnato nell'agility, dove può dimostrare tutta la sua forza e la sua vivacità. L'addestramento del Jack Russell deve essere un addestramento tranquillo, basato sulla gentilezza, ma anche sulla fermezza. Non è un cane che può essere maltrattato perché avrete in cambio solo trattamenti di indifferenza e farà alla fine quello che vorrà. È un cane che deve essere gestito e che ama essere gestito. Spero che questo video possa esserti stato utile e fammi sapere cosa ne pensi nei commenti qui sotto. Se non l'hai ancora fatto, ti ricordo di iscriverti al nostro canale YouTube attivando la campanella qui sotto e puoi seguire le nostre attività e i nostri corsi sul nostro sito www.affinitydog.it. Ti ricordo inoltre di seguirci sulle nostre pagine social, quella Facebook affinitydog.educazionecinofila e quella Instagram affinitydog.educazionecinofila.